professore, decenni di sventure per l'Italia, cosa hanno insegnato, se qualcosa resta? Ma, ciò che è successo in Italia dal punto di vista, ad esempio, sismico, è stato molto grave, eventi disastrosi, numerosi, ciclici. Però secondo me il nostro paese ha reagito in modi diversi, ma tutti dotati di significato, e sarebbe bello, visto che probabilmente si possono verificare ancora in altri luoghi o negli stessi luoghi, bisognerebbe fare un bilancio serio su queste esperienze e trarne alcuni insegnamenti. Ad esempio, le ricostruzioni nelle varie regioni italiane colpite da questi eventi sono state molto diverse e sarebbe bello confrontarle per vedere qual è la soluzione migliore. Ad esempio, la ricostruzione del Belice è molto diversa da quella del Friuli. La prima relativa al terremoto del 1968, la seconda relativa al terremoto del 1976. Diverse necessariamente, una migliore o una peggiore? No, bisogna valutarlo, perché ci sono aspetti positivi in entrambi e aspetti negativi in entrambi. Quindi sarebbe bello in qualche modo entrare di più nel merito, ascoltando l'opinione anche di molte persone che non siano architetti o ingegneri, ma anche di abitanti, di letterati, di cineasti, di artisti, in modo tale che si abbia una visione più complessa e più vasta di questa problematica, che nel nostro paese è endemica. Ricordavo quando parlavo prima, appunto, che il Colosseo non è stato saccheggiato dai barbari, ma è caduto per un terremoto, metà. All'Aquila è mancata un po' di architettura, c'è stata troppa ingegneria o no? No, io penso che l'Aquila possa, diciamo, completare la sua ricostruzione, diciamo, ispirata alla ricostituzione dell'ambiente storico in modo esemplare, quindi ho fiducia che l'operazione venga bene. Non c'è stata poca audacia? No, casomai ci sono i tempi che andrebbero rivisti, perché non possiamo tenere in piedi per molti anni l'operazione di ricostruzione, bisogna essere più efficienti e anche più capaci però le amministrazioni dello Stato di ascoltare le esigenze dei cittadini in senso non semplicemente assistenziali, proprio perché il terremoto è un evento traumatico che ha come risultati un cambiamento strutturale profondo della città, della sua vita, delle sue finalità e quindi della vita degli abitanti anche. Bisogna tenere presente questi aspetti fondamentali, quindi lo Stato deve ascoltare di più la comunità per individuare le strategie migliori perché questa trasformazione sia positiva. Ecco, ha citato il Colosseo, che non è crollato perché è saccheggiato, ma perché ha subito anche lui delle scosse, sì, questo insegna e dovrebbe tenere viva la memoria sul fatto che nessuna zona dell'Italia è indenne. Per questo sostengo che, per esempio, il nostro patrimonio architettonico deve essere sempre tutelato prima che gli eventi accadano, e non aspettare che ci sia un sisma perché ci accorgiamo che un cornicione era pericolante e che magari è caduto. Quindi bisogna tenere in considerazione il nostro patrimonio, fare in modo che se succedesse quando succederà, perché succederà senz'altro un evento di quella natura, non si distrugga una città. Quindi le nuove costruzioni devono essere adeguate, le vecchie devono essere adeguate, le nuove costruzioni devono essere eseguite secondo le normative correnti, il patrimonio architettonico va tutelato prima. Professor Purini dice che bisogna prendere il meglio da tutte le ricostruzioni degli ultimi 50 anni, perché non ce n'è una migliore e una peggiore. Voi siete iniziatori da questo punto di vista, anche perché avete a che fare con due crateri nello stesso territorio. Sì, mi sono permesso di dire che il pensiero che io da tempo ho, cioè che i processi di ricostruzione di tutti i terremoti che ci sono in Italia sono dei dati che dovranno essere utilizzati a livello nazionale per risolvere le problematiche che purtroppo sappiamo tutti che in Italia ci sono sempre a distanza di qualche anno, quindi serviranno sia
per, come è stato detto, sia per cercare di prevenire, diciamo di preparare prima dei futuri processi di ricostruzione che prima o poi ci saranno, e sia per cercare di riparare, diciamo di migliorare la sismica dei fabbricati in modo da diminuire i danni che ci saranno. Quindi è chiaro che questo è un meccanismo che dovrà essere in qualche modo da una parte gestito a livello nazionale per l'acquisizione di tutti i dati, poi a livello locale chiaramente per organizzare le future ricostruzioni e i miglioramenti sismici dei fabbricati. L'approssimarsi della fine dell'anno ripropone un problema che ciclicamente siete costretti ad affrontare, che è quello del personale. L'altro giorno c'è stata una riunione. Qual è lo stato dell'arte? Che il problema ad oggi è quello della copertura economica dell'assistenza tecnica per l'anno 2019, che sapete che è anno in cui io non ci sarò, però è chiaro che è un problema che va risolto nei mesi prima dell'inizio del 2019, e allora è qualcosa di cui abbiamo parlato ieri nelle riunioni sindacali, che dovremmo risolvere con i vari enti oltre che col governo. Ricostruzioni diverse, dice il professore, nel corso degli anni in Italia, ma non ce n'è una migliore e l'altra peggiore, semplicemente andrebbe preso il meglio di tutte. Sì, bisogna prendere dalle esperienze pregresse e selezionare ovviamente i casi di eccellenza e farne un modello di riferimento che si trasformi poi in un protocollo per interventi e processi e opere di ricostruzione. Questa è un'opera di selezione delle attività che si sono finora svolte in Italia, che indubbiamente può essere strategica. Sta avvenendo ad esempio in Centro Italia? Io posso parlare ovviamente dei problemi di casa mia, che sono quelli dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione. Noi da questo punto di vista rappresentiamo un unicum, perché siamo stati degli iniziatori nello sperimentare alcuni approcci al controllo e alla sorveglianza sulla progettazione. Quindi da questo punto di vista, noi lo diciamo sempre, possiamo essere un modello da mettere a disposizione di altri soggetti attivi sempre all'interno di questo settore importante e strategico per il Paese, che, come diceva il professor Purini, ha una intrinseca connotazione sismica, rispetto alla quale ovviamente servono interventi strutturali, stabili, continuativi nel tempo, con un forte coordinamento centrale. E quindi superare le logiche comunque degli interventi a macchia di leopardo è fondamentale per garantire risultati che sono in grado poi di incidere realmente sulla sicurezza del costruito del Paese.